Volevo darvi uno spunto che su una questione che mi è venuta e che sostengo un po' da alcuni periodi. Ecco. Visto che proprio si denuncia l'attacco totale alla democrazia, alla vita umana, proprio in questa fase del capitalismo, ecco, come strategia politica, noi comunisti, noi sinistra, potremmo fare uno sforzo, come è già stato enunciato da Togliatti e da Pasolini stesso, anche tra i vari intellettuali, di collaborazione di fase, perché se no qualcuno qua si preoccupa che insomma possono essere ingerenze, ma insomma non è questo a cui voglio arrivare. Ecco, vorrei proporre una cosa, una collaborazione di fase con i cattolici, con il mondo cattolico democratico e la parte più avanzata del mondo cattolico, perché io penso che oggi questo capitalismo, che non è quello del Novecento, non è nemmeno quello dell'Ottocento e del Settecento, quello che abbiamo conosciuto, è un'altra cosa che colpisce non solo la classe operaia, ma colpisce l'uomo nella sua propria integrità, nella sua spiritualità. Quindi chiama in causa anche i cattolici, chiama in causa gli autentici religiosi, chiama in causa il rispetto per se stessi e per gli altri. Insomma, noi dobbiamo renderci conto che effettivamente, anche riprendendo un po' la figura di Cristo, diciamo di Gesù, che è in netta contraddizione con la Chiesa Cattolica, però comunque lui in quel pensiero lì anche evidenzia un problema, che c'è un male nel mondo, no? Diciamo, noi dovremmo essere appunto capaci di interpretare quel male in maniera più evoluta come il capitalismo e coinvolgere in questa maniera anche le forze cattoliche e anche la stessa figura di Papa Francesco, vedete che dipingiamo come il male, però comunque è l'unica, io non ho nessuna simpatia per la Chiesa Cattolica, però va detto che l'unico che denuncia il capitalismo in questa fase, sarà un caso, ma cacchio, è il Papa. È perché la Chiesa Cattolica, perché appunto la religione cattolica e i principi di quel mondo, anche loro si sentono minacciati da questo turbo capitalismo che sta distruggendo il pianeta e non solo la classe operaia. Ecco, poi ovviamente va fatta la distinzione sì, tra Chiesa, tra istituzioni e religione, però penso che appunto il salto di qualità dovrebbe essere quello di sì, mettere al centro la questione di classe, ma mettere al centro anche una questione di salvezza dell'umanità dal capitalismo, perché qua non è solo la classe operaria, quello è l'uomo che è minacciato dal capitalismo. Bisogna far capire all'umanità che questo sistema è da cambiare decisamente, se no altrimenti o porta alla guerra o porta alla guerra, porta alla morte dell'uomo e alla morte del pianeta. E su questo appunto l'alleanza, concludo con un certo mondo cattolico progredito, avanzato, e sarebbe molto utile. Ecco. Grazie dell'attenzione. Sono Leonardo Crippo, militante comunista di Affori. Riprendo un attimo l'intervento appena concluso. Penso che sono operazioni di marketing perché stavano perdendo un sacco di credenti in giro per il mondo. Detto ciò, condivido sul fatto che ci sia un attacco non tanto alla Chiesa Cattolica in quanto tale, ma all'idea di comunità da parte di un capitalismo che, per forza di cose, deve portare avanti una sovrastruttura più individualista possibile, di conseguenza va anche a attaccare quei valori di comunità di cui la Chiesa Cattolica è portatrice. Per quanto io possa dire la Chiesa Cattolica, questo penso che sia andato di fatto. Detto questo, prima durante la carrellata di foto è emersa un pugno chiuso di Trump, che è lo stesso pugno chiuso, più o meno, che viene utilizzato da alcune organizzazioni come Oxford, della fondazione legata alla fondazione Soros, che è stata utilizzata dalle Pussy Riot e da gruppi beceri come appunto le Pussy Riot e le FEM. E da molti trotskisti ovviamente. E si è parlato anche di Aspen Institute,
e qui le cose guarda caso vanno a ripasso, di cui fanno parte persone come Annunziata, firmatrice dell'appello per la marcia degli scalzi. Non so se vi ricordate, un paio d'anni fa ci fu la marcia degli scalzi qua a Milano per far fronte all'emergenza immigrazione e a tutti questi problemi che conosciamo bene fino in fondo. Io penso che sia necessario magari soffermarsi su questi agenti infiltrati in seno alla sinistra italiana ed europea, se non mondiale in generale. Quelli che ti fanno deragliare, ti parlano di No One Is Illegal, con a capo la Bonino, che è una che ha supportato tutte le guerre imperialiste in giro per il mondo, e che dietro nel carrozzone avariato trova tutta una serie di centri sociali in realtà trotskiste, che adesso, guarda caso, piangono per i poveri migranti, ma quando c'era da fare l'assalto all'ambasciata libica a Roma nel 2011 erano tutti in prima fila per spodestare il rivoluzionario Gheddafi, che garantiva piena occupazione al popolo libico, nonché la città e prosperità per tutto il paese. Io penso che sia necessario fare un discorso di informazione volto a chiarire certi punti e a farci rigettare l'idealismo che ti porta ad agire solo con il cuore, lasciando da parte la mente. Noi, ripeto, abbiamo il caso, il problema dell'immigrazione viene affrontato in maniera del tutto idealista e non in maniera materialista, e ci troviamo a capo delle manifestazioni i primi, principali nemici di classe, che hanno bisogno di forza lavoro a basso costo per poter portare avanti il loro capitalismo selvaggio, prima distruggendo i paesi dell'Africa e poi dopo utilizzando questi poveri cristi qua per raccogliere i pomodori, per raccogliere i pomodori nelle loro vite, però. Grazie. Sì, io l'intervento del giornale invece mi ha stimolato tanto. In parte anche quello che l'intervento di Leo. Nel senso che è vero che vanno sconfitti, ma come si sconfigge questa roba, questa penetrazione? No, vuol dire che intanto bisogna studiare perché, come dicevo prima, quando parliamo di massoni non parliamo di deficienti, parliamo di gente che ha le controballe, controcultura che ti disfano, semplicemente se sei... Dov'è? Se sei inadeguato ti disfano, semplicemente ti disfano, parlando ti disfano e ti dici vai, torni a casa, ti dici pieno bello gonfio, diciamo così. Però la roba che diceva Giannelli mi un po' mi inquieta, nel senso che perché considerare il fatto che esista un bene e un male, riferito a un'entità superiore, ammesso che questo sia una roba normale, che secondo me da non credente non è, no? Io misuro questo bene e il male sulla vita concreta delle persone. Poi, ogni persona può credere quello che vuole dopo che è morto, no? Ma intanto che siamo vivi mi piace pensare che quando uno ha sete che ci sia l'acqua da bere, quando ha fame che ci sia da mangiare, quando fa freddo ci sia da coprirsi. Questo è il senso sociale che do al lavoro, quindi la risposta è individuale come punto di partenza, come bisogno primario, ma la risposta necessariamente oggi, visto che non siamo ancora dei carnivori, dei cavernicoli che viviamo di quello che troviamo, il lavoro è sociale, è collettivo, il lavoro collettivo va distribuito, ma la rivendicazione di un mondo socialista, comunista, è anche il fatto che chi decide cosa fare, come fare, per chi fare, sono chi produce la ricchezza. Quindi ancora una volta la classe proletaria, quella che questi signori nel bene o nel male, no?
reclutano in un recinto nemmeno di se Vigil Gratavinci te la già fai, se no no, no, sono tutti condannati, ma dentro questo recinto c'è anche la piccola borghesia, paradossalmente. E la funzione che dobbiamo avere noi comunisti invece è quella di riuscire a tanto far capire che questi sono i processi reali, che il partito vero è questo e che non c'è alternativa a una rivoluzione socialista, tutto il resto sono chiacchiere, sono un'aria fritta, no? È barbarie. La barbarie è quella che continua se non c'è la trasformazione socialista, quindi ancora una volta, una formazione che semplicemente democratica si dichiari, no? O prende in mano la Costituzione del 48 e chiede l'intransigente applicazione di quella conquista sociale, politica, proletaria nel nostro paese, o se no sono o gli inutili idioti o sono dei complici, poi paradossalmente, perché lavora perché questo bisogno invece di socialismo, so che sembra quasi una dichiarazione romantica, ma non è romantica. Qua la stragrande ricchezza del mondo è in mano a 10 persone, ragazzi, di che cosa parliamo? Quando parliamo di alternativa, di libertà, di che cosa parliamo? Qua hanno trasferito l'interesse o l'attenzione, ancora meglio, dai diritti sociali ai diritti individuali. Quindi uno può essere gay, lesbica, vegano, come chi cazzo se ne frega, anche, no? Ma chi cazzo se ne frega? Ognuno fa di sé, fa quello che vuole. Alla fine, ma le disuguaglianze che vengono pagate, noi ci incazziamo quando lavoriamo 4 ore in più, dici poco anche, ma se facciamo un giro per il mondo le robe sono ben altro spessore, no? E il bene e il male gli viene messo lì come questione su cui riflettere, no? Quindi c'è l'ISIS buono, c'è l'ISIS cattivo. Attenzione a questa certificazione, mettiamola così. Bon, io mi fermo qui e lascio la parola Allen Dulles è fratello di un avvocato che insieme costituiscono un collegio di avvocati che sono gli avvocati dei mafiosi americani, quelli che prepareranno lo sbarco in Sicilia. Allen Dulles insieme a fratelli è anche quello che qualche anno prima finanzia la Cruz con i soldi americani, finanzia il riarmo nazista, viene finanziato da loro. Quindi la massoneria, io non credo troppo al rito scozzese sud e nord americano, sono due facce della stessa medaglia, no? Perché proletari comunque sono condannati a un non ruolo, no? Quindi gli americani vincono la guerra, sono impiantati in Italia e ci sono le basi americane e NATO. Sicuramente ad ogni base americana e ad ogni base NATO coincide una loggia che ha evidentemente un'espansione sul territorio, quindi quando parliamo di mafia, di Cosa Nostra, di 'Ndrangheta, di Sacro Cuore Unito, casualmente coincidono proprio con i territori dove ci sono le basi, no? Quindi tutti i traffici tra virgolette illeciti, dalle sigarette piuttosto che anche traffici di armi, di plutonio, e quindi gli organi. Io Franco adesso ti do la gancia perché questa è una questione che secondo me non va, quindi la battaglia fuori Italia dalla NATO non è solo uno slogan, no? E rientra dentro questa battaglia democratica.
Io credo che Franco Ferri invece sia uno attento sulla NATO, ci, come Luciano Cipolla ti racconta la storia di ogni Pietro che viene. Mi ricorda Enzo Biagi quando anni fa spiegò due cose sono deplorevoli per una certa borghesia di qualche anno fa che ci ricorda la giovinezza almeno della mia generazione, erano la minigonna e i comunisti. La minigonna oggi fa riferire a quelle ragazze che stanno lì, anche se la indossassi io. E i comunisti è stata una parola che è stata demonizzata pian piano fino ad arrivare alla società. Oggi che di comunisti ce ne sono molti e quelli che veramente che vogliono combattere sono quelli che, come diceva il Riccardo, in effetti sono coloro che vogliono arrivare all'informazione e esprimere bene le cose come sono andate, sono coloro che arrivano a spiegare che cosa sono i complotti e deformano anche la parola, come diceva l'ottimo compagno Cribbio. Qui chiudiamo l'argomento precedente e arriviamo al mio. Io mi sto occupando anche un po' per deformazione professionale, un po' perché da una conversazione che ebbi con mio padre 6 anni fa, esattamente qualche mese prima che lui andasse via, mi sto occupando di andare a scavare nel recente passato un po' tutte le inchieste, indagini delle varie procure della Repubblica che vengono puntualmente messe insabbiate e puntualmente hai a che fare con la massoneria. D'accordo con Riccardo che puntualmente c'è proprio quasi una corrispondenza, d'accordo con Riccardo che sì, qui non definiamo partito chiesa della borghesia, siamo d'accordo, però di quale borghesia? D'accordo su una cosa, che oggi la classe dominante non è più la borghesia, ma è qualche altra cosa che è evoluta con gli anni, è una sorta di aristocrazia nella quale ci sono anche gli aristocratici di un tempo, ci sono anche quelli che sempre sono stati la classe dominante, ma qualcosa completamente diverso. Semmai la borghesia è la manovalanza di questa nuova classe dirigente a livello mondiale. In effetti, andando a scavare su questa massoneria e anche soprattutto sulla paramassoneria, come abbiamo definito nei precedenti interventi che mi sento di come dalla Rotary alla Aspen, ma giusto per dare una testimonianza, c'è un gruppo di persone, professionisti, imprenditori e altri, che si riuniscono qui a Milano, non molto lontano, che è andato verso il centro, puntualmente un giorno alla settimana, fanno colazione insieme, stanno un'oretta e mezzo e stanno lì, si conoscono, si aprono a qualcun altro, i loro metodi, fuori non c'è nessun segno, caro Andrea, della massoneria, ma i metodi sono quelli là, e i metodi di, ve lo dico in una parola, napoletana, si tratta di guardarsi tra di loro e fottere il prossimo, questo significa il comportamento, dunque sono piccole espressioni di paramassoneria. L'Aspen, di cui faceva parte anche il Presidente Letta, non soltanto manovalanza della politica, l'Aspen, il gruppo Bilderberg, di cui la Bonino, alleata di Renzi attraverso Tabacci, ne fa parte, ecco, sono espressioni di paramassoneria. Ma nei miei studi su quelle che sono state le esperienze di indagini che sono state insabbiate per arrivare poi alla conversazione che ebbi con mio padre, sono arrivato ad avere un filo conduttore che porta qualcosa con Gladio, ma soprattutto di una organizzazione che esiste a livello mondiale che fa e disfa gli stati, i governi, i partiti politici. Su questo, andando a studiare su tre autori, uno che peraltro ho sentito con grande piacere, il magistrato
scarpinato, che qui ovviamente questo documento che ci avete fatto vedere è del 1997, quindi sarà stato fatto anche prima l'intervista del 1997. Pochi mesi prima, ecco, allora parliamo di più di 20 anni fa. Dunque, Scarpinato, qui lo vedo sostituto procuratore della Repubblica, oggi è il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Ha scritto un libro che vale la pena di andarlo a leggere, su cui ho tratto molti spunti, Il ritorno del principe, in cui parla appunto della massoneria come un tassello di qualcosa di più ampio che fa e disfa i governi, fa e disfa organizzazioni politiche e altre. Ci sarebbe dietro anche l'ISIS, ci sarebbe dietro a tante cose. Su Moro è inutile che ci andiamo a dilagare, perché su Moro ormai l'abbiamo capito, forse l'abbiamo capito un poco dopo, ma in effetti su questo l'abbiamo capito. Ma dopo su Moro una piccola riflessione voglio anche ritornarci. Un altro autore sul quale sto traendo grande spunto è l'avvocato Paolo Mor, che deve essere un anziano avvocato del Veneto, che peraltro è nipote, nel senso che figlio di un fratello dell'ex presidente del Consiglio Mariano Mor della sinistra democristiana. Lui parla proprio in un libro che ha scritto di recente di un'organizzazione che è molto collegata al Vaticano. Dunque, intrecci tra il Vaticano, l'ebraismo e la massoneria ci sono sempre stati, di un'organizzazione la quale appunto interviene in particolari momenti e interviene sulla politica, testualmente sulla politica. In ultimo, il terzo autore a cui io particolarmente mi ispiro è un magistrato che è morto proprio di recente, Ferdinando Imposimato, di cui ho avuto l'onore di conoscere, di essere amico. Ferdinando è stato il magistrato legato alle grandi inchieste, per puro caso, lo ricordava lui, si trovò ad intervenire, lui era in Pullman, mi racconta, era in Pullman quando ci fu la strage di Piazza Fontana, lui era magistrato a Milano all'epoca. E anche Imposimato parla di un'entità al di sopra che ha governato determinati eventi. Ora questa ricostruzione ci porta a dire che c'è come se ci fosse stata una grossa loggia, e c'è ancora, che ha governato determinati eventi, di cui, ecco, mi rivolgo ai giovani, soprattutto quel giovane che è intervenuto prima, a fronte di questi eventi che ci sono stati, occorre da parte vostra soprattutto un intervento massiccio, perché il vecchio Partito Comunista, ma anche il Partito Socialista, anche altre organizzazioni di sinistra che abbiamo avuto nel nostro paese fino a un certo punto della nostra storia, che io vado a localizzare tra il 1987 e il 1984, ecco, come prima si parlava di alcuni eventi che sono successi in quel periodo, hanno rappresentato in un certo senso un antagonismo a questa organizzazione che ha influito nella storia del nostro paese. Oggi questi partiti, queste organizzazioni politiche non ci sono più, e sono rimessi soprattutto ai giovani, perché la generazione mia e di tanti che stanno qui presenti abbiamo saputo soltanto di sparare, abbiamo saputo soltanto dividerci, abbiamo saputo soltanto arrivare all'incompetenza. Adesso ci abbiamo le elezioni politiche con tre liste sedicenti di sinistra, di cui tutte e tre sinceramente hanno un piede zoppo, se non addirittura tutti e due. Molti di noi presenti qui mi hanno confessato che andranno a votare, annulleranno la scheda, qualcun altro ha intenzione di strapparla addirittura alla presenza del presidente del Senato, e sarebbe un reato questo qui. Ora, Gianluca diceva alla fine, ha lasciato quasi un interrogativo alla quale dobbiamo darci una risposta, perché le relazioni sono belle, tutto quello che ci siamo dette, è molto, molto interessante e condivisibile, ma che cosa fare? Questa è una domanda profonda che ci proviene da un giovane, ed è forse racchiude tutto quello che abbiamo bisogno in questo momento. La storia di Moro appartiene alla nostra generazione, appartiene. Nella storia di Moro ci sono successe tante di quelle cose che fanno. A parte Moro sono ancora tutti qui. Come? A parte Moro sono ancora tutti qui. Sono tutti qui, sono tutti qui.
sì, è vero. Andreotti è schiattato da voi, il divo. Vi ringrazio. Parlo degli attori. Per concludere, perché già c'è anche un problema di nebbia, ritorno in tempi non troppo tardi, dare la parola a Riccardo, anche perché aggiunga qualche cosa su questo libro Fantastici 4 contro gli Emmy, che non vuole, però dovrebbe. No, grazie, no, preferisco, visto che dobbiamo concludere, preferisco fare un intervento che potrebbe essere anche una conclusione. Allora, il potere cerca di organizzare tutto, cerca di terminare tutti gli eventi, e noi lo sappiamo, lo vediamo, e veniamo anche tacciati di complottismo e di essere diffusori di fake news quando invece facciamo un'informazione alternativa. Ma, ecco, questo non vincerà, non può vincere, perché? Perché il potere sulla Terra è impossibile da ottenere, non può vincere perché il mondo è molto più complesso di quanto possa essere organizzato da una mente, da qualcuno, da qualunque persona o gruppo che abbia dei propositi. Prima o poi, e io spero prima, la complessità del mondo travolgerà la determinazione di guidarlo verso gli interessi di un certo gruppo. Come per esempio è successo qua, quando la guerra è scoppiata e poi la guerra ha creato gli Emmy, sostanzialmente ha creato la rivoluzione russa. Non lo so cosa succederà, potrebbe anche succedere che l'intelligenza artificiale abbia un ruolo fondamentale. Il mondo è più grosso, più grande, è infinitamente grande e non è determinabile completamente, neanche da chi ha il potere di gestire i mezzi di comunicazione, eccetera. Quindi qualcosa succederà e io spero che noi possiamo essere pronti per usare quello che succederà, anche se non lo causeremo noi, e per guidare il mondo verso invece qualcosa di migliore di quello che c'è adesso. Ecco, e in questo vorrei giusto organizzeremo a Pisa, parlerà della Cina, ecco, diciamo una questione molto importante la giocherà la Cina, sono 1.700.000.000 di persone e quindi l'unico polo di potere alternativo nel mondo tra 50 e quello poi lo discuteremo. Sì. Io volevo fare la riflessione finale su questa. Allora, sono contento della partecipazione e del fatto che ci siamo ritrovati a discutere di questioni di buon livello, quindi anche con gli interventi che ci sono stati che hanno chiarito alcuni punti. Il problema è che bisogna capire che questo modo di lavorare è il modo con cui si può ricostruire, no? Quindi su delle basi anche teoriche, su delle analisi, un soggetto politico capace di contrastare quel soggetto politico di cui abbiamo parlato oggi, perché è un soggetto politico. Quindi il nostro compito in questa fase è creare i presupposti teorici e di tipo pratico per rimettere in moto la ricomposizione del proletariato di questo paese, e sperando poi con aiuti anche internazionali, anche di altre realtà, contatti che abbiamo cominciato a prendere, stiamo dando da fare, in modo tale da avere veramente la possibilità di ricostruire quel soggetto sia nazionale che internazionale che è capace di contrastare questa, diciamo, nuova aristocrazia che ha dei principi, una sua visione del mondo che, come si vede, va contro i nostri interessi materiali e non solo materiali, no? Perché a questo punto anche come intendiamo i rapporti affettivi tra le persone, anche con la natura, no? Con l'ambiente in generale. Allora, il problema è che però per fare questo bisogna capire che non possiamo aspettare tempi biblici, no? Perché purtroppo i mezzi che hanno loro per contrastarci si vedono, no? La potenza del fuoco che hanno, perché hanno lavorato sulle nuove generazioni e si fa fatica oggi vedere le generazioni dialogare in modo corretto e in modo rispettoso anche, no, delle differenze
c'è una tendenza, un iperindividualismo forsennato, dove, no, arriva, da dove arriva questa forma mentis, se non dei paradigmi che queste classi dominanti hanno messo in gioco tramite i media e via di seguito. Allora, il problema nostro è quello, appunto, sapendo che solo mettendoci insieme di nuovo, ritornando ad una lettura però scientifica dei fatti e sui perché ci sono stati questi arretramenti di questi anni, perché se non si arriva a capire in profondità gli errori che si sono fatti, si continuano a ripetere perché non li abbiamo elaborati. E come diceva Freud, no? L'essere umano riceve l'imprinting dalla famiglia, poi questo cordone ombelicale non si separa mai, no? dalle persone, no? E di conseguenza tendono a ripetere i giochi, i modelli che sono nati nella sua famiglia, e quindi trova insoddisfazione neanche nei rapporti affettivi, perché il maschio cerca la mamma in continuazione, le femmine cercano il papà, no? Che, capito, come forma come rappresentazione del maschio ideale, e non lo trovano mai, perché ogni maschio è una cosa diversa, ogni donna è un mondo diverso, e bisogna saper accettare queste differenze. Il problema è di aprire una grande, quindi, discussione che ricostruisca la nostra storia, faccia le debite autocritiche e faccia quel salto di qualità, appunto, necessario per la ricostruzione di questo soggetto politico. Allora, noi diamo indicazioni a tutti che proprio guardando anche gli errori, no, del mio partito dell'epoca, si può migliorare, però facendo tesoro anche dei fatti positivi di quella storia, che è stata, secondo me, la storia più importante, no, della sinistra occidentale, non solo italiana. È una storia che va ripresa e andando a leggere una serie di tematiche che vennero sollevate soprattutto nella fase della battaglia sulla P2, in cui si capiscono bene i ruoli e le differenze tra la gestione comunista del Partito Comunista e le differenze con altre componenti che si venivano a strutturare dentro il Partito Comunista, che di comunista non ci avevano nulla e che, appunto, tramite queste organizzazioni avevano a che fare e hanno determinato la crisi del proletariato in questo paese. Solo studiando bene quella storia possiamo uscirne in positivo. Io credo che lo sforzo che abbiamo fatto oggi vada in questa direzione, e spero che diventiate lettori di iscrae.eu, no? Che vi rimettete a discutere in modo positivo come oggi, e che queste buone abitudini e buone pratiche si diffondano ovunque. Per adesso, oggi ci siamo riusciti. Adesso vedremo con gli altri seminari, ci faremo in giro per l'Italia, poi ve li faremo avere, no, il programma, perché parleremo del Risorgimento, parleremo del 68 con un professore che ha scritto, lo sto finendo adesso questo libro, sono 600 pagine, ma sono veramente interessanti perché coglie nel segno i processi positivi che ci sono stati, ma anche quelli negativi e i ruoli che hanno avuto determinate organizzazioni, ma con una lucidità tale che lo stesso Mario Capanna gli ha riconosciuto il grande merito di aver scritto veramente un libro che ha individuato anche gli stati d'animo, no, dei soggetti che hanno partecipato. E il problema nostro è quello, appunto, di ricercare la verità in questi processi, no? Risorgimento 68, poi c'è la questione della Cina, no? Il ruolo della Cina, il ruolo della Germania, no? E quindi c'è tutta, mi sembra, argomento. Dove? Questi adesso si valuterà se farli in una zona più centrale dell'Italia, in modo tale che possano confluire anche da altre regioni. Perché oggi ci siamo, appunto, il compagno Grossetto, che è venuto a dormire a casa mia, è venuto qui, ma ci sono anche altri compagni di Bologna, di altre realtà. Bisogna trovare una situazione intermedia, e poi faremo pubblicità sul sito di questa cosa e tramite le mail poi lo facciamo girare a tutti. Quindi grazie ancora per la partecipazione, buon lavoro.